che adesso invece con la prossima startup, in questo caso siamo in collegamento con Alessandro Nora. Ciao Alessandro, buonasera, benvenuto. Buonasera Diletta, buonasera a tutti. Come si chiama la tua startup, Alessandro? Stay. Parlacene, hai 3 minuti di tempo. Grazie mille. Buonasera a tutti, io sono Alessandro, cofondatore di Stay, la tua destinazione per lo shopping sostenibile. Il mondo della moda è una delle industrie più inquinanti al mondo. I risultati sono chiari, dal mare di Aral in Afghanistan al contributo del 20% dell'inquinamento delle acque dolci a una produzione di circa 120 miliardi di indumenti ogni anno, la quale la maggior parte finiscono in discarica. I clienti sono al corrente di questo problema ed è per questo che il 75% dei consumatori reputa molto importante avere alternative sostenibili. Purtroppo le soluzioni ad oggi non sono all'altezza delle esigenze dei clienti, da una diffidenza della sostenibilità a esperienze dispendiose in termini di tempo. Stay risolve questi problemi e diventa la destinazione per lo shopping sostenibile, dando una nuova faccia alla sostenibilità. Per fare ciò siamo una fonte affidabile di sostenibilità, analizzando tutta la catena del valore abbiamo identificato i 5 pilastri chiave che portano a meno inquinamento: acqua, aria, materiali, condizioni del lavoro e impegno dei marchi. Da queste abbiamo creato una nostra valutazione con 63 domande, ciascuna collegata a 2 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, e il risultato è un punteggio che determina se un brand abbastanza sostenibile per unirsi alla piattaforma Stay. I clienti possono sentirsi appagati ad ogni acquisto, hanno un feedback immediato sulla sostenibilità dei prodotti, sui 5 pilastri di cui ho parlato prima, e possono collezionare questi punti per poi donarli a progetti a sfondo sociale. Al momento abbiamo più di 120 marchi sostenibili in un solo posto e stiamo crescendo molto velocemente, più di 3 nuovi marchi ogni settimana. Inoltre, dal punto di vista di innovazione, abbiamo anche una personalizzazione con intelligenza artificiale. I clienti, dando feedback con like e dislike su tutte le immagini che ci sono sulla piattaforma, possono ricevere raccomandazioni personalizzate per i loro gusti. Il business model è molto efficiente e scalabile. I clienti vanno su stay.com, possono comprare da più di 120 marchi e una volta finalizzato l'acquisto, noi nel nostro back-end mandiamo l'ordine ai nostri marchi che poi si prendono cura della spedizione. La commissione è di 25% fino a 30% per ogni transazione. Ad oggi questi sono i risultati: un pre-seed di 240.000 euro a maggio che ha permesso tutto lo sviluppo, più di 120 marchi, e in 11 mesi di lancio abbiamo già fatto più di 38.000 euro di ricavi, con 1 su 4 clienti che tornano ogni volta. Il core team, intraprendente e instancabile, Adrian, Ludovico, Chiara e Patrick, siamo molto complementari a livello di focus e di skills e anche come esperienze. Siamo molto giovani e non vediamo l'ora di portare avanti questo cambiamento insieme. Grazie mille. In bocca al lupo, Alessandro. A questo punto, 2 minuti di domande da parte della giuria. Come sempre vi chiedo di alzare la mano. In alto, se mi fate comparire dalla regia, sempre i nomi. Federico Belli, prego. Buongiorno a tutti. Ciao Alessandro, innanzitutto complimenti. Volevo farti una domanda. C'è una startup che si chiama Shein, probabilmente la conosci. Loro sostanzialmente fanno la stessa cosa ed è un e-commerce rivolto al fashion. Diciamo che il target a cui si rivolgono è quello dei millennials e funziona molto bene. Nel 2019 hanno fatto 2 miliardi di ricavi, se non vado errato. Io a tal proposito ti volevo chiedere, innanzitutto, se conosci questo tuo competitor e poi qual è la vostra strategia d'acquisizione dei clienti. Grazie mille per la domanda. Sì, conosciamo questo competitor. Diciamo che noi ci differenziamo dal punto di vista di sostenibilità e anche valutazione trasparente di tutti questi brand. Sicuramente il target è diverso, dove loro vanno su un tipo di cliente di solito a un prezzo non molto elevato, mentre noi siamo in una nicchia un po' più elevata di prezzo. Come strategia di acquisizione abbiamo diversi canali, stiamo davvero creando una destinazione online con il nostro magazine di lifestyle, stiamo facendo dei webinars online e inoltre sui social media siamo molto attivi. Il costo al momento è intorno ai 40 euro per cliente e come strategie abbiamo diverse aree da digitale a offline fino a influencer marketing. Bene, grazie. Io direi di passare alla prossima startup. Quindi ringraziamo Alessandro Nora. Ciao Alessandro, ci vediamo dopo. Grazie mille, Diletta.